nuovi volontari a Firenze per la salvaguardia del patrimonio culturale. 11 operatori dell'Associazione Nazionale Carabinieri hanno infatti portato a termine il corso indetto dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale per formare cittadini a sostegno delle attività dell'arma, mai come in quest'ultimo periodo di particolare importanza. I carabinieri del Nucleo Speciale di Bologna infatti durante l'alluvione sono stati impegnati a salvare chilometri e chilometri di archivi pubblici e migliaia di antichi testi dalle varie biblioteche allagate e poi opere d'arte a rischio in diversi edifici. Uno sforzo poi replicato in occasione del terremoto. A consegnare la testata ai nuovi volontari è stato direttamente il tenente colonnello Giuseppe De Gori, comandante del nucleo di Bologna. È una bella giornata qui per l'Associazione Nazionale Carabinieri di Faenza. L'occasione è quella di consegnare 11 attestati di partecipazione per aver frequentato il primo corso dei volontari della cultura a 11 volontari appunto che fanno capo all'Associazione Nazionale Carabinieri di Faenza. È importante avere queste risorse perché purtroppo, come abbiamo visto anche negli ultimi eventi alluvionali che hanno interessato l'Emilia Romagna, aver avuto un contributo da parte dei volontari specializzati in questo specifico settore è stato molto molto importante. Quindi sono quelle figure che ci consentono di mettere in salvo e quindi di recuperare beni culturali rimasti danneggiati in occasione di calamità naturali. Naturalmente tutto sotto il coordinamento dei funzionari del Ministero della Cultura. Presidente, un'ulteriore formazione per i volontari qui di Faenza che abbiamo sentito appunto dal colonnello sarà molto utile in futuro. È un'aggiunta ai vari corsi che hanno fatto i volontari. Noi abbiamo due gruppi di volontariato in questa sezione, uno è il nucleo di volontariato e protezione civile, l'altro è il nucleo di volontariato semplice. I componenti dei due nuclei, 11 componenti dei due nuclei, hanno frequentato un corso ben robusto per circa 2 mesi online e hanno, superando gli esami, gli è stato dato l'attestato. Abbiamo il piacere di avere per la consegna il comandante del nucleo tutela culturale di Bologna, il colonnello De Gori, che consegnerà ai ragazzi, ai soci, ai nuovi volontari della cultura gli attestati. Avendo raggiunto questo risultato, sicuramente la città di Faenza ne potrà beneficiare. Tra l'altro la vostra associazione è cresciuta notevolmente in questi anni dal periodo del Covid in poi. La nostra associazione è cresciuta, ma sono cresciuti i volontari, è cresciuto il modo di approcciarsi al volontariato dei nostri volontari, che i cittadini di Faenza e dell'Unione dei Comuni vedono quasi tutti i giorni in giro per la città.